Roberto Romano, fino alle ore 16 del 10 ottobre, era il presidente del Consiglio Comunale di Aversa. Ora, con la caduta dell'amministrazione, non lo è più. Lo stiamo intervistando ad un orario solito, perché sono passate da poco le 8 del mattino, per poter avere le sue risposte prima che vada al lavoro. Quale lavoro è il suo? Io lavoro nel settore dolciario, sono agente di commercio dal 2001 e quindi questa mattina, come tutte le mattine, mi recherò al lavoro dai miei clienti. Quindi praticamente lei non viveva di politica? Assolutamente no, è dal 2019 che mi sono impegnato in questa esperienza politica, ringrazio i cittadini per avermi dato questa possibilità, sono stato onorato di rappresentare una parte della città di Aversa, l'ho fatto con molta dedizione, molta passione, ma ritorno a fare l'agente di commercio con molto entusiasmo, perché è un'attività questa collegata alle tradizioni di famiglia. Noi siamo stati sempre commercianti qui ad Aversa, ci conoscono per essere stati papà, il fondatore del Bar Due Pini, ma altre attività abbiamo sempre avuto qui in città e siamo ben conosciuti, grazie. Parlando del Consiglio Comunale, il sindaco ieri ha notato che grazie al voto di Roberto Romano non è caduta l'amministrazione nel 2020. Perché nel 2020 lei ha fatto tenere in piedi l'amministrazione? Sono due i motivi. L'uno era perché intanto io da consigliere comunale del Movimento 5 Stelle avevo avuto anche indicazioni dal mio movimento, rappresentato all'epoca da Luigi Di Maio, capo politico, che faceva alleanze sul territorio campano con comuni come Giuliano, Pomigliano d'Arco, poi successivamente Acerra, dove ci hanno visto questa alleanza vincere un po' in tutti i comuni. Il secondo motivo fu un motivo per entrare nella macchina amministrativa, per rendermi conto, perché noi eravamo come minoranza fuori dal contesto politico, la macchina amministrativa, i dirigenti non erano troppo nei confronti della minoranza disponibili a dare sia insomma, di aprirsi, di dare massime informazioni eccetera, e io che cercavo all'interno della macchina amministrativa quindi per dare un supporto che già avevo precedentemente dato all'assessore Benedetto Zocca, alla quale assessore dei lavori pubblici al cimitero, avevo tentato, però ovviamente era diventato un po' inutile in quanto eravamo sempre forza di minoranza e non riuscivamo in maggioranza invece abbiamo dato il massimo di noi stessi, abbiamo tentato, ma abbiamo notato che non era quello che aveva bisogno il sindaco aveva bisogno di ben altro. E allora perché lei nei consigli comunali precedenti è stato molto molto vicino alla maggioranza dando il suo supporto, perché l'amministrazione poteva cadere anche prima, e perché non l'ha fatta cadere prima? Perché noi avevamo sottoposto nell'entrare nella maggioranza delle condizioni che non erano condizioni di contropartita. Noi non siamo entrati in giunta, non abbiamo chiesto assessorato, non abbiamo chiesto niente al sindaco, ma di attuare parte del nostro programma politico, che noi attenzionavamo soprattutto alcuni temi grossi che ci vedono ancora oggi praticamente partecipi. Noi all'epoca abbiamo detto i percettori del reddito di cittadinanza devono essere assunti attraverso i progetti, e nonostante i nostri sforzi ancora oggi non c'è stata un'assunzione di quei 103 percettori del reddito di cittadinanza che noi avevamo proposto e che noi avevamo messo in campo attraverso i progetti. Io mi sono dato veramente me stesso per mesi e mesi, mi sono speso, ma non è arrivato, non vorrei pensare
solo perché era quella formazione politica che la proponeva. Poi successivamente abbiamo detto i parchi, l'utilizzo dei parchi, dobbiamo assolutamente fare un avviso pubblico, dobbiamo mettere a posto una lentezza unica, ancora oggi abbiamo il parco Balsamo che non è finito, deve essere finito già da un anno. Abbiamo il parco Pozzi che è partito in questo momento per fare un maquillage, ma il vero problema è che doveva essere messo già a bando, già all'avviso pubblico, e quindi già l'esternalizzazione di questi parchi attraverso, diciamo, una gestione esterna che manuteneva e teneva sotto controllo i parchi. Tutto questo non è avvenuto, come del resto altre tematiche, cioè questa amministrazione ha disatteso tante cose, mi dispiace dirlo, ma non è stata un'amministrazione decisionista, determinata, e ogni volta che si aprivano, diciamo, questi argomenti c'era una lentezza anche nell'incontrarsi, nel proporre e nel fare in modo che ogni idea diventasse poi progetto da concretizzare. E però ieri nel Consiglio Comunale abbiamo ascoltato tutte le cose belle che l'amministrazione dice di aver compiuto. Quali sono? Guardi, i progetti sono una cosa e realizzare poi diventa un'altra cosa. Io dico che ci sono stati determinati progetti che dovevano essere messi in campo e che non sono stati messi in campo, altri si stanno concretizzando, però ripeto, hanno difficoltà proprio nell'attuazione. Cioè lo stesso Fuori Sant'Anna, che è l'epilogo di tanti soldi mal spesi, sta a testimoniare che non c'era programmazione seria intorno a questi progetti. Noi abbiamo avuto, per dirle una, la strada di via Nino Bixio, lì sono stati sommersi i tombini, sono state sommerse le caditoie. Adesso l'azienda quando hanno messo l'asfalto l'hanno ricoperti. Adesso che cosa vorrebbe fare quella impresa costruttrice? Tracciare torno, mettere di nuovo a quota di asfalto i tombini e cementificare torno, cementare. Cioè questo significa che tra 5-6 mesi avremo di nuovo il problema, perché non c'è stato un ottimo, diciamo, lavoro, non c'è stata quella fase di preparazione della strada, abbiamo avuto un lavoro scoordinato. Ma direi che tutta non la c'è fase stato di, neanche controllo. Tutta la fase di preparazione prevedeva altre spese diverse rispetto a quelle che tu metti solo l'asfalto. Tu devi preparare tutta la strada e poi maggiormente quello che tu mi dici, non c'è un controllo certosino di queste cose da parte di chi deve controllare. Certamente noi consiglieri comunali possiamo denunciare l'accaduto, ma successivamente ci devono essere delle azioni, perché i cittadini aversani hanno avuto un danno, questi danni erariali devono uscire fuori, che non è solo Fuori Sant'Anna, saranno tanti altri danni, perché non è possibile che questa città ancora oggi sia stata amministrata in questo modo. Ripeto, ci sono state cose lodevoli da parte dell'amministrazione comunale, perché il sindaco Golia, io gliel'ho detto anche in Consiglio Comunale, persona per bene, persona onesta, ha fatto il possibile, ma la sua squadra non era in grado di poter fare, diciamo, la differenza di questa amministrazione. Per quanto riguarda delle dimissioni durante il Consiglio Comunale che doveva approvare il bilancio, che cosa è accaduto? Quello è stato l'ultimo tentativo di salvataggio. In effetti la legge dice che se il sindaco si fosse dimesso e il bilancio fosse stato approvato, in quel momento avrebbe avuto 20 giorni di tempo per poter fare un eventuale rimpasto, per fare un nuovo giro di boa intorno alle consultazioni tra i gruppi politici per trovare una sintesi, ma era troppo tardi, perché ormai siamo a fine consigliatura,
quindi a maggio, giugno si andrà a votare. Consentimi di dire che praticamente non c'è una unità politica intorno al suo progetto, perché stesso in Consiglio Comunale il consigliere Fiorenzano del PD, che si dichiarava del PD, e Paolo Santulli, che si dichiarava capogruppo del PD, sono venuti a discussione accesa tra di loro, proprio perché non ci sta una coesione all'interno del suo primo partito di maggioranza. Il PD non era unito, tant'è vero che stamattina dichiarazioni dell'onorevole Graziano sui giornali, non dice Romana sbagliato, dice chi non ha votato a favore ed è del PD deve uscire fuori. Quindi è un falso problema Roberto Romano. Roberto Romano si è astenuto, Roberto Romano non ha praticamente, non si deve far cadere sulla sua responsabilità. Io non ero il 13° uomo. Poi, tra le altre cose, il 10 di settembre abbiamo avuto un consiglio comunale sul documento unico programmatico. Ho detto che io in quel documento mi astenevo, soprattutto perché avevo visto che in quel documento non rifletteva quelli che erano i frutti delle riunioni che è intercorse tra noi. Quindi c'erano delle aggiunte, c'erano delle modifiche, e io non ho voluto approvare quel dubbio. Ma a distanza di un mese nessuno mi ha chiamato. Si è fatta una sola riunione due giorni prima e all'ordine del giorno 10 punti si è parlato solo di un punto. Ma arrivato a questo punto, questa è la vera farsa. Ma la vera farsa è stata questa, di arrivare sempre all'ultimo secondo, all'ultimo minuto. Lì quello che ha sbagliato il sindaco, e quello gliel'ho rinfacciato più volte, è l'uomo dell'ultimo secondo. L'ha fatto per tante cose, e siamo arrivati ormai addirittura, diciamo, all'arrivo di questo consiglio comunale in ritardo. Quindi non era più proponibile. Da parte mia io mi sono astenuto per rispetto dei cittadini aversani, per rispetto di questa del sindaco Golia, ma sicuramente non è stato il mio voto decisivo. Sono state le beghe interne che sono state tra il Partito Democratico, che è il maggior partito di questa coalizione centrosinistra formata da PD, Politica che Serve, Moderati e noi Aversani. Questa era la coalizione. Ma se il PD era frantumato, se il PD non era coeso, praticamente che cosa non si vuole imputare Roberto Romano? Ma come è possibile etichettare Paolo Santulli capogruppo del PD quando poi stava all'opposizione? Non sarebbe stato più logico dire io sono indipendente? Paolo Santulli è stato eletto capogruppo del PD quando lui faceva parte della maggioranza. Quando lui va in minoranza, dice che il PD va in minoranza. La logica sarebbe che lui, passando, fa la dichiarazione: il PD non è più in maggioranza. Tanto è vero che i consiglieri Gironi, i consiglieri Fiorenzano non sono stati eletti nel PD, la consigliera Maria Vittoria D'Alterno non sono stati eletti nel PD, sono confluiti nel PD, dove c'era anche Erika Alm e c'era anche Vincenzo Angelini, ma alla fine lui restava il capogruppo del PD e mai nessuno lo ha sconfessato, mai nessuno ha detto tu non sei più del PD. Si accorgono ora che è caduta l'amministrazione che non era del PD. Oggi lui era ancora capogruppo del PD. Quando veniva in Consiglio Comunale alzava il dito e diceva Paolo Santulli, capogruppo del PD. Nessuno dall'altra parte lo sconfessava. Nessuno. Quindi a questo punto avrebbero dovuto quelli del PD andare all'opposizione, perché il loro gruppo... A questo punto là ci doveva essere un chiarimento che non c'è mai stato. Come al solito non c'è stato un chiarimento, che è, diciamo, la caratteristica di questa maggioranza. Non affrontare in maniera decisionista e in maniera determinata le problematiche della città. E quando noi diciamo questo è importante dirlo, perché anche le commissioni erano sfalsate, dove praticamente il passaggio tra maggioranza e minoranza ha creato un ingessamento delle commissioni. Tutti sottovalutano le commissioni. Le commissioni funzionano così, formate da 5 componenti, 3 della maggioranza e 2 dell'opposizione.
arrivano le idee dei cittadini, diventano in commissione progetto, si sottopongono agli assessori, gli assessori li portano in giunta e diventa definitivo. Quindi la volontà dei cittadini passa attraverso le commissioni e diventano poi progetto per la città. Tutto questo non è avvenuto, ma non vorrei pensare che c'è un progetto alle spalle, che gli assessori venivano e portavano le loro iniziative, le loro idee e portavano avanti senza filtrarli neanche con i consiglieri di maggioranza. Ho fatto la sera precedente al consiglio comunale, ho fatto una consultazione con tutte le forze politiche di maggioranza, ma io mi sono accorto che anche gli stessi consiglieri comunali di maggioranza non sapevano determinate cose, progetti, determinati passaggi, ma questo sta a significare che era diventata una scatola cinese praticamente, dove alla fine l'ultimo tassello era formato di pochi intimi, di poche persone che decidevano le sorti di questa città. Io non mi sono prestato a questo giochetto, che è un giochetto che è deleterio, è negativo per la città di Aversa, e ho detto a questo punto io mi astengo. Se avete i numeri per poter governare, andateli a chiedere nel vostro partito, quelli che sono i vostri dissidenti oggi, che potrebbero essere di nuovo i vostri partner e i vostri alleati, oppure andate a cercarli altrove, perché io a questo punto non mi presto a questa dinamica. Ma il sindaco ha cercato durante il consiglio comunale di farti cambiare idea? Ma il sindaco, devo dire la verità, è stata una persona veramente corretta, leale, ha avuto con me un colloquio di oltre mezz'ora, in più momenti ci siamo confrontati, era sereno, era consapevole di quello che stava accadendo e secondo me domani ci saranno sicuramente altre interlocuzioni con lui, un domani quello che mi riconoscerà questa scelta, questa decisione anche per il suo bene, perché è una persona, ripeto, equilibrata, è una persona valida, sì, purtroppo però, si è trovata oggi, in un contesto oggi, non ideale. Però oggi c'è già un post del sindaco in cui il sindaco dice l'astensione di Roberto Romano ha fatto cadere l'amministrazione. Va bene, io accetto tutto, sono solo rammaricato di alcuni passaggi, per esempio stamattina tra le altre cose, oltre a questo, è uscito anche qualche illazione sul conto mio familiare, quanto sostengono che io abbia barattato questo voto di astensione per un posto di lavoro per mia figlia dato dal consigliere Paolo Santulli. Tutto questo non è vero. Mia figlia è una studente universitaria che ha fatto uno stage attraverso scuola lavoro dall'università a un'agenzia di comunicazione che fa riferimento alla famiglia Santulli. Io praticamente non ho mai avuto interlocuzione in tal senso, è stata per 12 mesi lì per dei crediti formativi con un minimo di stipendio di 500 euro mensili, un po' quello che si pagano al servizio civile dato dalla regione Campania, neanche da questa agenzia di comunicazione. Lei ha fatto i crediti formativi, ha terminato e ha finito il suo percorso, uno stage, cioè, e mi dispiace proprio che il giorno dopo di questo avvenimento consigliare, che ha visto insomma per senso di responsabilità da parte mia un voto che non è stato condiviso dalla maggioranza, il giorno dopo esca fuori questa notizia. Sono molto rammaricato di questo. No, guardi, io accetto tutto, il confronto politico in aula consigliare, mi hanno detto di tutto e di più, mi hanno detto che alcuni consiglieri comunali che hanno votato diciamo in maniera sotto minaccia da parte loro, perché mi hanno detto non condividevano. Io ho detto guardate, siate persone libere
e siate sempre alla ricerca della verità. E l'ho detto perché io mi reputo, diciamo, un fratello maggiore, dai miei 60 anni alcuni di loro l'ho fatto, sai, in maniera amorevole nei loro confronti. Ho detto: siate persone libere, cercate di fare, e aspetto anche quei consiglieri comunali, ma anche quelli là che mi stanno denigrando e forse continueranno a denigrarmi, che in consiglio comunale sono entrati da disoccupati e sono usciti con dei posti di lavoro. E questo lo puoi venire a dire che personalmente io abbia avuto, diciamo, benefici da questa decisione politica. Io rinuncio ad essere componente dell'ente idrico campano regionale, rinuncio a uno stipendio di 2.400 euro, lo sanno tutti gli assessori e il presidente quando prendono, il sindaco e il vice sindaco prendono di più, ma io rinuncio a tutto questo per la città di Aversa. Se avesse votato a favore, oggi in tasca ne arriverebbero più o meno 5.000 euro di stipendio al mese fra componente. Vabbè, io come componente dell'ente idrico campano ho rinunciato agli emolumenti dal momento in cui sono diventato presidente del consiglio comunale. C'era una regola interna che sia i sindaci che sia i presidenti del consiglio avrebbero rinunciato, comunque, ma comunque io avevo lì un indennizzo come il consiglio comunale mi riconosceva da presidente del consiglio. Quindi praticamente stipendio. Se fosse stata una questione di vantaggio economico, dando il voto positivo, assolutamente oggi, sì, oggi avrebbe i suoi 2.000 euro passa, sì, al mese, da rinunciato. Assolutamente. Questo dimostra che non c'è uno scopo economico nella sua azione. Ecco, ha fatto notare che alcuni dei componenti del Consiglio Comunale dalla loro attività hanno dei benefici economici e dei posti di lavoro. Questo è un'etica nella politica. Io sono cresciuto con dei valori sani e rispetto il ruolo che uno deve occupare. C'è l'etica della politica che ti dice di non spingersi oltre a determinate cose. Non sarei mai diventato socio di un costruttore edile solo perché faccio attività commerciale. Non sarei mai diventato assessore se avessi avuto un conflitto di interessi in famiglia con mia moglie che lavorava in un settore, diciamo, nello stesso filone. Io non sarei mai stato praticamente assessore se avessi avuto questi conflitti. C'è questo, un'etica nella politica questo, che va rispettata. Con questo mi sta dicendo che praticamente qualcuno di questa amministrazione che fu aveva questi problemi, questi conflitti e non se ne frega. Questo ce lo diremo in campagna elettorale se ci sono dei toni aspri. Invece la cittadinanza tutta sa di ognuno di noi che cosa facciamo nella vita. Stamattina, per chi non lo sapesse, ha scoperto che io faccio l'agente di commercio nel settore dolciario e da tradizione di famiglia. Un'ultima, che ha fatto dell'accusa che è stata fatta in consiglio comunale da qualcuno che ha fatto il tuo curriculum politico per dimostrare come tu sei stato, diciamo, mossi da una parte all'altra, ma perché non ce ne stavano altri in quella sede? Assolutamente sì, purtroppo diciamo che c'è stato, ripeto, un passaggio, un errore secondo me del sindaco all'epoca che ha chiesto, si è aperto alla città in una maniera un po' scoordinata. Io sono stato secondo me coerente, poi questo sarà, no, poi dopo il futuro i cittadini a dirlo se eventualmente dovessi decidere di scendere di nuovo in campo. La mia coerenza sta, Movimento 5 Stelle che si candida da solo per governare la città. Successivamente il Movimento 5 Stelle con Di Maio fa una riunione a Sant'Arpino regionale e stabilisce che ci sono le aperture alle alleanze. Con chi ci alleiamo sui territori campani, intanto ci alleiamo con tutti i progetti politici del centro-sinistra. Quindi governiamo il centro, con il centro-sinistra. Mi viene chiesto da Di Maio personalmente una mano e io ho
qua le testimonianze che mi chiedono una mano da dare a questa amministrazione comunale, la do con piacere, perché non era un sindaco del PD né coinvolto in inchieste giudiziarie eccetera, ma una persona per bene. Lo faccio per lo spirito di città, per dare una mano. Vengo qui, zappo, faccio il manovale, faccio il muratore per costruire una città più vivibile. Tutto questo purtroppo in 2 anni non lo abbiamo visto, abbiamo ancora un traffico che è insostenibile, sia urbano traffico che lo stabilisce, c'è un professore universitario pagato da questa amministrazione che lo stabilisce, noi ancora oggi non siamo stati in grado di dare risposte ai cittadini. Ma questi sono 2 temi, ma ce ne sono decine di temi dove noi non abbiamo dato risposte. E dove siamo partiti? Ho visto che c'è stata anche lì una confusione anche nell'organizzazione, lo vedete, a vista ciclabile la mia agenda, ma io sottolineo come è stato possibile realizzare una pista ciclabile a via Caruso in quel modo. C'è lì la pista ciclabile si tramuta in una segnaletica a terra con una bicicletta, e quello la vogliono definire pista ciclabile. Siete stati mai ad Amsterdam, siete stati mai ai paesi diciamo scandinavi, dove le piste ciclabili sono una cosa veramente insomma al di fuori di quella che è la semplice segnaletica stradale, ma data anche diciamo a volte il ridicolo. Io molto meglio, scusate questo rafforzativo, è molto meglio, ma veramente assolutamente insomma c'è a volte progetti che non sono stati né condivisi dai gruppi né praticamente potevano essere realizzati.